il mister aveva chiesto una risposta di gioco e di carattere della sua squadra ed è arrivata sia l'una che l'altra. Sì, è quello che volevamo, ma non tanto per la prestazione di domenica scorsa, perché secondo me la prestazione domenica scorsa c'è stata, abbiamo avuto una grossa reazione, siamo passati in svantaggio, l'abbiamo ribaltata, poi a causa di alcuni episodi la partita è stata pareggiata, però questo non brucia tutto quello che di buono abbiamo fatto fino ad oggi ed oggi abbiamo dato l'ennesima dimostrazione di che squadra siamo. Tra l'altro in un campo dove veramente era difficile giocare, il Catania ha trovato tante situazioni di gioco, sia la palla lunga che il fraseggio, e soprattutto ha reagito, soprattutto ora avete 28 punti di vantaggio. Sì, già in settimana sapevamo delle condizioni del campo perché l'abbiamo visto nei video. Avevamo preparato la partita su queste cose, sulle seconde palle e soprattutto sui calci piazzati, dove poi è arrivato anche il primo gol. L'abbiamo preparato, è andata bene, l'abbiamo sbloccata, poi siamo stati bravissimi a fare il 2-1, il 3-1. Senti, domanda, con questa vittoria vi siete guadagnati martedì libero? Sì. E questo è fondamentale. Se no tornavamo tutti a casa, tutti a Catania. Ti faccio l'ultimo, ha un altro gol da parte tua in questa stagione? Stai facendo una stagione strepitosa dal punto di vista realizzativo, come assist, come prestazioni. Credo che Ciccio La Pisarda abbia ampiamente meritato la riconferma per la prossima stagione. No, questo ancora non lo so. Sono contento di quello che stiamo vivendo tutti quanti insieme adesso, perché l'ho detto dal primo giorno, conta il Catania. Abbiamo messo sempre il Catania davanti a tutti e se oggi abbiamo vinto il campionato una settimana fa e siamo a più 30 della seconda, è tutto merito della squadra, della società, lo staff e tutti quelli che lavorano giorno dopo giorno per far sì che tutto questo è stato possibile. Ti faccio veramente l'ultima, io apprezzo e comprendo la tua diplomazia, però obiettivamente che voto dai a Ciccio La Pisarda in questo senso? No, quello lo diamo alla fine perché... Però sei soddisfatto? Sì, quello sicuramente, però abbiamo una pool scudetto da giocare, intanto cerchiamo di finire nel migliore dei modi il campionato, poi abbiamo la pool scudetto da giocare e poi alla fine, come ho sempre detto, tireremo le somme.